locali del Bastione Sant'Anna sono finalmente tornati fruibili dalla comunità. Il taglio del nastro è avvenuto sabato 26 marzo dopo complessi lavori di restauro e di miglioramento sismico. L'intervento è stato finanziato dalla Regione Marche con il contributo della Fondazione Carifano e dei fondi del bilancio comunale. In occasione delle giornate FAI di primavera, grazie alla guida appassionata degli apprendisti ciceroni dell'Istituto Comprensivo Fermi, sono state illustrate alle autorità e al pubblico presente anche le sale dedicate al progetto interregionale Terre Martiniane. Inoltre, nella sala della cisterna è stato proiettato in anteprima un suggestivo videomapping con la voce dell'attore Luca Violini e le musiche originali di Roberto Lucanero, che ha suonato dal vivo una fedele riproduzione di un organo portativo del XV secolo. Un grande momento di festa per la città e per il sindaco Nicola Barbieri. Dopo lunghi decenni in cui è rimasto inaccessibile, finalmente ritorna nella disponibilità della cittadinanza e dei tanti turisti che verranno a visitare in futuro il nostro comune. Sono stati lavori che hanno dovuto affrontare un percorso ad ostacoli, perché sono iniziati durante la pandemia, nel pieno della pandemia, però grazie ai progettisti, all'ufficio tecnico comunale, all'ufficio cultura, che hanno corso tanto negli ultimi mesi, siamo riusciti ad arrivare fino a questo punto e fare in modo che il Bastione fosse uno dei luoghi protagonisti delle giornate FAI, quindi davvero una bella soddisfazione. Presenti all'evento anche il prefetto Tommaso Ricciardi e il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. È bello perché dà anche credito e forza a quella politica dei borghi che noi cerchiamo di perseguire, politica che è volta appunto a creare un circuito turistico, enogastronomico, culturale che possa attrarre e destagionalizzare l'offerta turistica. Recuperare il Bastione, ha dichiarato invece il consigliere con delega alla cultura Even Mattioli, significa ridare vita a un pezzo di storia del nostro territorio. E anche far rivivere in qualche modo le persone che nei decenni, nei secoli precedenti hanno attraversato questo luogo, ed è qualcosa sempre di molto emozionante. E in più oggi, grazie al Bastione Sant'Anna, abbiamo anche un luogo di riferimento per il progetto Terre Martiniane, di cui Mondolfo è capofila e coinvolge altre quattro regioni in Italia, ed è un progetto che mira a valorizzare e celebrare il genio di Francesco Di Giorgio Martini, questo ingegnarius del Rinascimento che aveva la capacità nella sua ecletticità di adattarsi ai luoghi in cui veniva a dialogare con i luoghi in cui veniva chiamato per portare i suoi servizi. E nel Rinascimento, con il termine ingegnarius, si intendeva una persona che aveva la possibilità, la capacità, o meglio, di essere un abile tecnico ma anche un umanista, ma al bisogno sapeva anche, come dire, vestirsi per diventare un creativo, un inventore, anche un trattatista. Quindi è veramente per noi un onore essere punto di riferimento e capofila per questo progetto.